Pavani, cammino dalla parte di Ave Sant'Angelo. Pavani. Ah, tanti Pavani. Adesso se poi che lui altri va a Diego Segre ha in barca in cerca di analisi. Ah, bravo. Ma Piero Pavani di Rio Fiore. Ma in mezzo ai campi? In là in là? Grazie, in via. Verso quali Stati Uniti? Verso la terra. Ma è morto Piero. Piero è morto, che se mi parla. 3 anni fa dopo. Piero era stanca da mille di averi. Lui che viene fuori robe adesso. Ma è davvero? Davvero. E stavo a Pinto. Come si chiama, per curiosità? Migliano Niquetti. Niquetti del Pinto. Piero qua. Purtroppo si è passato tanti anni, perché adesso non siamo morto tanto vecchio, perché adesso 82 anni. Io non ho 70. Allora si proprio... è un modo da un colpo praticamente. Per me sono da un colpo. Cioè, proprio sul campo, Il cuore, davvero il cuore. Un cuore un pochettino. Sai come che sei? Un cuore, cuore praticamente. E un Nicoletti. E stava a Quinto, eh? Sì, Quinto proprio. Verso Vogliano. C'è un parente qui Pavan che sta davanti. Mi cavo un po' dopo che si pensava la forza della morte, non per altro. Lo lavo da Pavan. No, qui sono altri Pavan. E ora mi conte. Aspetta, fermo che metto giù. A me pisa anche quando che andavo a Quiana a Redea. Perché andavo a Quiana? Per dire, per. Io ma... Ariana mi servate, come io? No, Ariana riteniamo una settantina, 70, 75, e dopo un'altra bambina si portava a sì. E si passava che darsi insomma. Seria sì. Division si adesso. Si passava che nasce per il Cile, per il Pallude, e ora andava e dopo andavo con la barca. Gli erano tutte fontane perché ora qui era il paese grande e se andava con la barca a prendere insomma e ora passavamo a Sant'Agno e andavamo a fare una visitina a Sant'Agno. Cioè, quelli che erano sui campi andava a pasto con le occhie, dicevo. Ecco. E vado a andare in quei anari. Noi mi torno su perché, caspita, una volta se non andai a prenderli, che era andai sotto io l'acqua del Cil, sotto il ponte dei Ottavi. Sì, in fondo era. No, altre due tosette che avevo 10 anni. Perché io, che anno sei? Di che classe sei? Di giorno sì. 70... 78 compì il giorno dei morti. E come si chiama? Carmela. Boscarato. Boscarato. Ma mi diceva che andava anche... Che andava, io sì, stavamo so che a casa era, avevamo una casa grande che era di là. Era di là, avevamo le fiammie, le bestie e una camera per i tosati, io ero un cugino grande. E capito che era un ponte grande, venivamo a dormire tutti da qua, si mangiava da qua. Ma con Sant'Angelo che avevi dei rapporti là, di qualche altra parte del Sil? Sì, mio papà è sempre la messa a Sant'Angelo, che anzi il parco San Giuseppe, che ha detto non conosco neanche quasi, faceva sempre Sant'Angelo. A messa andava sempre Sant'Angelo in barca. Avevi il pontil di qua? Il pontil di qua e lì era il pontil di là. Fuori della chiesa, là, appena passata la chiesa, era solo scalinato e andavamo a Sant'Angelo. Ma solo Valtri o anche altri di San Giuseppe andava a messa a Sant'Angelo? No, veniva a festa, veniva un sarto da San Giuseppe, che era nome Zanon, e veniva e ora si trovava come papà e andava a Dea. Andava a messa qualche volta, non sempre. Però come parrocchia ieri sotto San Giuseppe, non era nessun tocco del paese qua che fosse sotto Sant'Angelo, ok? Se ricordo. No, sempre sotto San Giuseppe, dei quali sì, perché dei quali sì. No, perché una volta invece 200 anni fa ho visto che era sotto Sant'Angelo da parte verso l'aeroporto. Ah, dove si strinse? Ma non credo, via, dopo Caliciano sì.
No, ma sai. Noi adesso c'era l'aeroporto, diciamo, un mure, che chiamava mure. E chi era? Un po' più fiato. Ma lui era un gruppo di... a Benetton, che era Pocanea. Sì, ma per fare la regola. Ma era, ma allora, era 150 anni fa, però, 200. Sì. Ma potevamo essere le carte, dentro, la regola. Beh, logico. Non pensare che... Ah, può darsi, prima di me. Valtteri sempre sotto San Giuseppe. San Giuseppe, San Giuseppe, sì. E fino alla strada che accompagnava i mulini e dopo gli era canisciato. La strada da Moncia che andava i mulini, della strada gli era sotto canisciato. Sempre per confine. A confidava. Veniva dei capitelli. Veniva il capitelli, sì. E che siamo ancora? Mi non so, e che si e no, perché gli era, il capitelli era Drio Statrana qua. Dunque, quando che sei a Munchia, o se veniva verso il Sil, è a metà, verso la metà, che gli era il capitelli. Oppure chi abbia fatto campo, verso gli ha fatto campo? Sì, senz'altro. E perché che chiama Monchia secondo altri? Monchia? Mai sentito, non so che... Non ha mai sentito i vecchi che diceva perché... Non so. E Mure? Perché che chiamava Mure? Non ha mai sentito dire i vecchi, non so. Sono un nome. Mure perché... diceva che era Namura, Namura, Tia Mure, ma che non... chiamava Mure. Cos'è che è sapio con precisione? Gli era il capitano che faceva... Il capitano si divisione, sì, senz'altro. Divisione di cose. Sì. La divisione sarebbe da San Giuseppe e dopo verso la strada, quinto, e Canicciano. Ah, il capitano era sul confine? Sì, sul confine. Era più facile erogazione, passavi da qui a San Giuseppe? Sì, passavamo con erogazione, andavamo su per i capi. Da San Giuseppe per te? Passavamo per la stradea e andavamo a fare il giro e dopo andavamo sopra la stradea che era a monte. Dei fornasi, anzi, dei fornasi, andavamo sopra là. E arrivavi? E andavamo a finirla a Estiore. E era sempre sotto... Sì. E da Busato si diceva la messa. E era sui confini praticamente? Sì. Busato, a Osteria di Busato, la diceva la messa. E dopo andava sotto la strada. Ma era su Solero e non. Conto questo minimo caricolo che andrà io. Ma aspetta che il conto è ferma. No, no, dire. Voi avete quanti fiori che aveva, chi contavo adesso, sì. Perché mi ricordo i nomi. E dico il nome innanzitutto, come era? A Bianchi. Bianchi. Domenico Bianchi. Domenico Bianchi. Di che classe ieri? Questa non so, questa ha detto come mio papà, ha preso poco. Cioè? Comunque, quanti anni che hai? Sì, 40 anni che è morto, il nonno qua. È morto di 86 anni. E meno anche Giuseppe. Ha preso poco. E così tutti quanti si ricorda così tanto il Domenico Carivo. Cosa l'avevi da te? L'importante è che tutti quanti lo conosci. E come se dava la femmina non gli dice niente. Domenico. Mi chiamava Striga, lo altri no. Ma perché? No, non importa. No, perché gli era sempre a casa. Mi ha tutto despite non. Ma no, che faceva festa nessuno idraro, tutti. Massimo i cieli tirava sempre fuori. Ma l'aria guariva, aveva una cosa che ci stava ossi. Ma era mia maga. No, niente male. No. Ma tutti che aveva paura, fuori che andavo in cucina e mi diceva che a me sentite qua. E se godeva con mi non ho mai avuto cose di la senastriga. Mai. Altro che gli era dedicata. Guai sì che uno passava, che toccava, non so, guardava dritto, lui toccava il canceo dell'orto che aveva. Guai! E quanti fiori che avevi io sto canceo? Penso che avevo, Nani, Andi, Giglio, Betti, Ibaral, che era... E Ciccio. E Ciccio, magari se no. E Maria? Sette fiori era. E Maria, Natusa sua. Sì, e fiori e Natusa. E Natusa. Dove si che sta adesso qualche uno di questi fiori? Dove si sta?
uno sta all'era di finanza, sta in villaggio, uno non sta a villaggio, se no, due sono morti, angeli sono morti. Uno se andà in Germania, non si vive in una casa, Luigi. Uno faceva il pileggio, faceva il carabiniere. No, un carabiniere gli era. Ma vai. E cosa ho detto? Ora ve ne sei un altro, quello di finanza. Carlo, ecco, sette gli era, sette fiori e da tutto. Ma adesso che se lui avesse trovato qualche suo fiore, uno è in villaggio. Al villaggio, di Alchin Guido. Guido. E l'altro, qualche un altro? A Tosa è morta, non sa varia, Ivaran gli era custode all'ospedale. E mai abitare in 8 persone? 8, 10 sì, persone? Sì, 10 persone. So che a casetta? So che a casetta, Io avevo una camera a basso e solo una volta per accompagnarsi. Mi diceva tutti gli altri sotto camera. Che c'è un bianchino in l'unica camera? Mi credo. Che c'è un bianchino in guido, via Feltrino Monico. Anche liberale. Anche liberale, ecco. Devo trovarli un giorno. No, vedo se ha qualche fotografia, qualche ricordo. Se nota magari. No, no, mi aveva già scritto qualche su. Cioè, mi attendo qui, a cui mi riesco a tenere la nota, mi attendo a questo. Ah, capito, sì. Un guido. Ora mi contava questo episodio. De Domenico. Quando si è venuto che la cosa, che alluvio grande che gli era... Nel 28? No, questo è stato del 30. Del 33. Nel 33, forse si è capitato. È venuto una gran alluvione, solo acqua dappertutto. Anche anche a strada Nualese, tutta la gava. Cioè, e si era andato il sole? Sì, gli era fin qua, fin dai super, non si sapeva tanto, ma insomma, se lei sa abbastanza. E ma acqua veniva su e non per sì? Sì, sui orti, fin avanti. E dopo, è andato che arriva una barca nuova che gli ha dato il catrame su per la stradetta qua. Perché era su così te? Perché gli ha dato il catrame a barca e non la paga, butta giù a barca sulla strada. E se non dai a torre di puttei all'asio in barca. Da quanta acqua che... Da quanta acqua. Dopo se li devo portare in casa, me ne vodi sempre, e lo portai in casa e se non dai a torre me farei. E in quello si arriva a Domenico, Domenichetto Caivo. Che era piccolo, diciamo, Domenichetto Caivo. E gli devo domandare, hai detto montemi in camion, che ha detto venemi fin in casa perché sono tutto bagnato. E gli abbiamo domandato dove che si sta. E gli era sotto il ponte di Ottavi con la barca ligata, con la caina, sotto. E caspita, si alzava sempre più la barca e faceva come il topo in trappola. E inciampava sotto il ponte. E ora che ha detto, mi vuoi gettare, ha detto, come abbiamo visto ormai, ha detto, che gli era alla fine. E se andai in acqua e non ando con quell'acqua che gli era, e se la arriva. Se fosse tanto e bravo. E lo avevi portato a casa. E lo avevo portato a casa fino alla porta. E gli era sulla porta, suo moglie, e ha detto. Con l'acqua dentro, perché con l'acqua dentro, sì, gli era scappato. E gli era andato sul palazzo della signorina Trevisi, che sei dentro, e gli era scappato. Io non avevo più paese, è corso dentro. Ma faceva il pescatore proprio del mestiere, questo quando faceva altro? Del mestiere, mi ho sempre visto a andare a pescare. E cosa, come faceva? Io rinnava i fiori, rinnava quasi in posi, da reti, perché gli erano tutti uno di loro e l'altro, e qua gli era sempre. E mia mamma li teneva come... A legni, e legni veniva qua. A legni, e chi a pacchetti, a pacchettini. E facilite dei legni di vita. Che se faceva sua, che faceva siena. E ora dopo mia mamma che faceva peccato per chi era a ste legni, e ora che portava una carriola in fondo sulla strada, e si portava a carro. E dopo avevo i sbagliai, e arrivi a torcellardo.
Buongiorno. Ma va a regni una volta? Ah, sì, sì. Cosa si intendeva a regni? No, che gli era qualcosa, che era durante, che gli era niente, non gli era... Ma i contadini cosa dicevi? I contadini non diceva niente, anzi, e aiutava, sa. Anche, per esempio, a spigolare. I contadini tagliava il frumento e dopo restava per terra tante spighe e ora io assava tutte le spighe e ora io ricordo il bastone e si partiva a casa di spigoloni grandi e li cavava il frumento queste cose e si è cavato cose? Qua gli veniva tantissime volte perché cosa vuoi vedere? Avevamo 40 campi da te in Boscarati e quindi qua su Silva tutta per qua qui era il campo gli era figlio del posto in fondo 40 capi di terra e dopo se aveva maiai si piglieva tanti bestiami e ora se aveva da dare qualche cosa anche agli altri e lei un po' più avanti che si sente mamma gli era tanto caritativo e andava anche a giar per dare ai poveri e insomma sto meneo caivo era come funzionava a pesca? Io andavo in barca a che ora partiva? Ah, partiva, stavo fin tardi. Fin tardi partiva con l'ora, poi aveva la rete, aveva la fucina. E ci parlava abbastanza, lo vendeva. Dove andava a venderlo? Non so dove che andasse a venderlo, se andasse a torsi. Si aveva una barca sua? Sì, sì. E la metteva qua da madre, pur da Capeasso, da Capeasso e stava ancora a parlare. E stava e viveva così con la pesca e poi dopo che cominciava a andare a lavorare presto e che aiutava anche i contadini e tanto portava carne fichiga a tirare su, che di grado, se andava dell'eva e... Vabbè. Insomma, a Sant'Angelo qualche volta andavi, insomma, sì, sì. Messa di sicuro, io ero... Anche a spesa. Anche per la spesa? A spare davanti, a sì, da Zago, chi era? Nome, chi era? Bettetti, Zago, Pavan, Golfetto. Sì. Andavi a fare la spesa da Golfetto? Golfetto. E perché? Gli era più comodo per vanno? Gli era più comodo perché mi ha fatto venire sulla barca e andava lì. Un'ombra o una niente perché la cosa è bevuto un massa a portarlo di sua sinistra era un po' di su un po' sull'altro ma di sotto adesso era una volta era acqua e ogni stava avanti e aveva un buso non credeva che credeva così pesante pesante bisogna fare bisogna si dava a pescare anche a ori e serava i fossi perché gli era tanto peggio per i fossi sui fossi una volta che andava a trovare una mastea qua e come lo serava i fossi ora? E serava col fango e con dei tavoli, e serava dei pesci. Comunque non andavi anche a scuola di a Sant'Angelo, scuola di qua? No, a San Giuseppe. Tutto, però a spesa andavi in osteria qualche volta, dove andavi? Mio papà andava via. Dove? Via? Per chi? Sì. Mondo? Andava con amici, dove i suoi amici, via. Ma andava e via. Quanti fiori ieri, quanti boscarati? No, altri ieri mo sette. Mio zio mi erano. E stavi tutti insieme? Tutti insieme. Ieri una grande famiglia? No, ieri una grande famiglia. Sempre su questo gruppo le case qua? Sì. Queste qua? Questa che si vede qua insomma? Questa è la. E ora in tutto hai 9, 7, 6 base più 4, 20. E dopo che era anche proprio da anni, come gli era piccolo, gli era 3 fratelli. No. E ora che altro che ne aveva. Genio e 3 e dofie. Un altri 4. Quindi, da 4. E lavoravi 40 campi. 40 campi dentro. Cosa vi era soprattutto? Una frumento, gravi turco, cinquantino.
E poi dopo la Spagna, l'erba per i vesti, dovevamo una strada. Quanta che sta erba? Dovevamo una strada, vesti. Tante? Sì. Dunque, 4, sì. Lì sarà stai... Sì, lì. Mi disse del Perù invece, fino dove arrivava il Perù? Il Perù arrivava qua, e restava così, e ha aperto poco. E poi qua e ha fatto il capo. Ma il Perù, lei era più Perù di adesso? Chi era più Perù. Quanto più avanti venire? No, di metri sicuro. Comunque... dieci metri sicuri. Beh sì, rispetto adesso. Sì. Adesso, ecco, passa adesso, adesso, adesso invece verso gli orti e c'è proprio un trio all'altro. Basta. E come l'hai fatto? In realtà io ho aperto un pochino, quel che gli era quasi asciutta. Io ho aperto. E con cosa l'ho aperto? Con terra. Menava su terra, io ho fatto otto. È stato qua? Sempre che altro con gli era avanti. Era da adesso morto, se pensa sì, era cateasso questo? No. Ma altri sempre pescarasso? Ma era a barca, dove le piedi se che gli era a barca che avevamo, vedendo Trento per i fontani, gli era sui fontani, ma con quattro sei di un corridoio, poi corridoi, ma se fossi, di canai, di canai, e avevamo i suoi casotti, e mettevo sui casotto, e poi erano due boschetti. Di cosa? Grande. Cosa che era? Case. Prima che lo occupasse, insomma. Case. Chi che famiglie che era? Quante famiglie? Oh, era Toccane, Rossa, Bettiano, Nassimbe. Se mi ricordo bene era 4 e Veneto 5. 5 famiglie? A manco sì. Il primo colpo, prima dell'ingrandimento. Sì, e dopo non so parlare. E a terra come ieri a terra? Tutti che avevano un peso di terra, un tocchito di terra. No, ma ieri era una terra buona, come sì, terra coltivata? Sì, coltivata. Tutti che aveva, fuori che qualche famiglia che aveva proprio poco, un ortesello. Che aveva proprio Drio e Sil, basta. Ecco, e Drio e Sil come ieri la zona che adesso è sotto l'aeroporto? Che diceva che era i fontane. Era... Che bei fontane. Verso in fondo gli hangar, il ponte che era poco palude. E sino gli era palude. Dappertutto, poco di palude era. E ste fontane che diceva, dove ieri? Cosa? E fontane, e fontanasi? Fontane, gli era dove che gli era tanto palude, gli era tante fontane, belle. Belle perché diceva? Gli era ben curate, gli era i tuoi sulle erbe, che gli era attorno per fare l'etame, portava a casa e dopo da stare gli metteva le tame sono ste erbe a cavi e strano, le tame per coltivare la terra che erbe era chi doveva sulle strame? No strame proprio le erbe sulle fontane erbe bea verde e altra erba che si faceva. E veniva sempre tutte su? Tutte su, sempre pulite e fontane. Fontane era sempre pulite? Era pulite, sì. E se poteva averla quasi là? Io dico me che tantissime volte se poteva averla calata. Ma che era come sì. Sì, io dico me che due volte se era in barca e bevevo proprio sulla sorgente. Se vedeva le sorgenti così. E cosa i bianchito e sull'acqua che era il fosso, dopo bei fossi che gli era. Ma fare i fossi tanto? A caparriva, perché ora non era a pompa. Ora erano in tanti che beveva Drio e Sil l'acqua? Ma
non so, ma dai fontane se poteva proprio beverla da me, che era limpida, limpida. E sì, che se vedeva fino al fondo, da limpido che era, fino ai sassi. Mi ricordo che era bella l'acqua. Aveva sassi sotto? Sì, sassi sotto. Si sentiva qua, ma andavamo qua a stanza, sai. Ieri è buona guida, non che io? Come dico, ma gli stesso che forse sta, ma se adesso scrivo e potei che va, ma è ora, ma neanche mi ne diceva niente, stesso che forse sta a strada, sì, per altri. Mi lasciava andare e vedere, una volta sono andato che come la barca, poi era rotta e io ho chiuso quella nuova, no? Se partire come la barca, stai vedendo io. Nessuno mi dice niente. Mi diceva stai attenti. Ora altri c'è, quegli altri bambini, altri, il vostro divertimento. Era quello che ho detto. Il Sile. Il mio divertimento è stato il Sile. Era un mondo. Dopo, più tardi, poi, mio papà ha tutto un batteo. E ora pensassi col batteo. E dopo io non so se fosse sta qui che veniva su, non mi ricordo cosa chi si chiamasse. E veniva su insomma con i batei e che ne uno abbandonava, piccolo, che poi era stata una persona sola. E dai via che comunque. E andavi a canoar, no? Perché era una tosetta. No. I miei fratelli, sì, tutti sapevano. Ma io Tosetta e no? No, perché? Niente, perché l'altro era, se mancava di modestia. E se cascavi con la barca dentro? Se ne caivo. E mi dica. E come mai? Tosetta ma... niente? Tosetta e sì? Mangiaremo oramai a destrae bene, sapevo a girare, a maneggiare la barca. No, aveva paura. No, per niente. Ma se cascava? Me ne negavo, mi dico. Qualche dun se ne negava? Qualche dun stava anche attento quando che attraversavamo. Ma gli era pericoloso, altri... era pericoloso attraversare tutto il del Sil qua, da qua a Sant'Angelo. Daimo una bella spinta e daimo dea presto. Non era tanto pericoloso. Ed era pericoloso tata. Non vi dico neanche. Perché? Non sa o non si ricorda? No, soprattutto. Cosa è successo? Che a volte dei tedeschi si ricorda? Fascisti. Sì, dei fascisti. Insomma, mi hai domanda, se non lo sai. No, mi stavo in mezzo ai campi. Non registrare i miei menti impreso, i miei cute, i fascisti. I fascisti, poi cosa l'hai fatto? Adesso non è che sei più fascisti adesso. Dove sei? La democrazia cristiana? No, perché... Non so, so che il parroco era intervenuto di Sant'Angelo per via dell'aeroporto, mi ha detto. Ma il parroco Don Favoretto, si ricorda? L'hai sentito dire? Lo conoscevo, andavo quando faceva l'allarme, andavo in rifugio sul campanile. Sul campanile? Sì, perché? Per Sant'Anna. Perché? Perché gli era più sicuro che aveva a punta. Se vi era una bomba. E si ceppava proprio a punta? No. E si era come no. Allora Valtri Boscarati? Sì. Cosa facevi? Cosa veniva l'allarme? Gli dava l'allarme che gli era gli apparecchi e ora torino sulla barca e andavo a Sant'Anna. E gli era altri che andava sul campanile? Sì, gli era altra gente, dai, anche i casetti di Sant'Anna. Cioè il borgo? Il borgo, è proprio. Che gli era anche una osteria bassa. Sì, sì. Ma, no,
ecco, dove santi, lasciami vedere sui miei denti, sono anche e vai. Ma ne stava pochi però su sto campanile? Tanti noi, dopo mi viene detto sua mamma. Le prete? Di Don Favaretto. Favaretto. E due volte mi diceva vieni dentro per qua, e ora noi altri andavamo a fare il giro. E andavamo e mi correva dentro anche il cagnetto. Ma... E mi cagnetto. Vino altri in barca, 6 e 7, 8. E il canito parla di io a nuoto e caspita di era il gabbiano a far con me che se n'ha a negarmi se negate e un amico di diamanti vedeva sta testina e correva dentro una sera a signora sua mamma che è Don Giovanni a me e a dice mamma mia che sei con cane dentro il campanile. E gli ha detto che veniva a poro vecchio. Qualche volta se lo teneva a casa mio papà, perché mio papà non veniva a campanile. Dove stava? Andava, si posava su un paiere, sul paiere di paia, con il can. Era il can tremava perché sentiva che, e sapeva che era. E sui suoi gambe, e mi trovava un cammino, dicevo, sul paiere, posava. La speranza? Una? Ma è successo qualche volta che ha bombardato il campanile? Che volta Madonna Grande che ha bombardato? No, ieri non c'è campanile. No, una volta. Qua il campo lo hai mai bombardato? No. Mi tradia. La prima volta mi ricordo, era solo uno, veniva su gli apparecchi. Chi vi stava? Mi ricordo che era una signora che stava, e gli era venuta a star qua. E che aveva un bambino in braccio e mi diceva ma se fra causa sì mi traviai così ancora i tacchi sul campanile di hangar e i cosi gli americani sì. E che altra guerra si ricorda? Mia prima l'hai fatto qualcosa qua sul campanile di Sant'Angelo? No, io venivo due o tre bombe, no, due o tre granate dal piave sul cimitero del cimitero San Giuseppe, ma Sant'Angelo. Ma solo il campanile sentivo che si è scontrato aerei. Attenzione.